presidente della formazione rosso-blu, Enzo Morabito. Presidente, buonasera, ben trovato. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati. Dunque, presidente, oggi una partita contro una squadra esperta, il Soriano è diventato una realtà della categoria, ma quest'anno si è ripartiti da capo, un progetto anche molto legato al territorio. Resta un po' di amaro in bocca o comunque questa è una tappa in un bel percorso di crescita che avete intrapreso da diciamo da quest'anno con questo nuovo corso? È una tappa infelice questa, ma ci sta in un progetto che comunque a cui noi comunque crediamo in pieno. E purtroppo oggi la squadra era rimaneggiatissima, mancavano tutti i centrali e mancavano altri due o tre pedine fondamentali, probabilmente dei titolari, e quindi oggi abbiamo affrontato comunque a viso aperto una squadra piuttosto esperta con 4 under inizio partita, 2 2003 in campo, e poi abbiamo finito addirittura con 6 under, e rischiando di vincere la partita. Poi avremmo meritato sicuramente qualcosa in più, però insomma la palla è tonda, se non la metti dentro e la mettono dentro gli avversari, alla fine loro prendono 3 punti e noi 0, però non nulla toglie a quello che è il progetto e a quanto noi crediamo a questo progetto, quindi va bene così ugualmente. Presidente, lei diceva che eravate un po' rimaneggiati in formazione, mercoledì avete l'impegno di Coppa e partite con un bel vantaggio da difendere, perché 3-1 esterno a Sersale è sicuramente un bel risultato, quindi tutto sommato ecco, è gestibile questo impegno anche alla luce del poter giocare con i 2 risultati su 3, anche perché immagino che la Coppa, anche per la sua particolarità, potrebbe essere un obiettivo da provare ad inseguire. Sì, beh, è un impegno infrasettimanale che insomma non è sempre facile da organizzare, da gestire a questi livelli, però certo ci siamo, abbiamo un buon vantaggio e a questo punto ci teniamo ad andare avanti. Certo, non è facile perché ospitiamo una bellissima squadra, una squadra che ha potenzialità e comunque lo dimostra di volta in volta, per cui nulla di scontato, pur partendo con un risultato a nostro favore. Mentre mi è partito un vai che era per il prossimo, ho abbassato il cursore sbagliato, a una certa ora andiamo tutti un po' in tilt. Sono andato. No, non era per lei il vai, presidente. L'ultima domanda: adesso arriva una fase di calendario dove a guardare gli avversari, quantomeno fino all'11esimo davanti a me la schermata, la partita più difficile sembra quella contro la Paolana, tutte le altre sono tra virgolette abbordabili. Ecco, si arriva entro fine novembre a una fase dove possiamo vedere quello che potrà essere davvero il destino stagionale del Soriano. Posso dire una cosa, che sto maturando, non c'è ancora una direzione definita a questo campionato, non si sta, penso, come lo penso io, credo che gran parte degli addetti ai lavori lo abbiano anche loro a mente, che non è ben definito ciò che può essere una partita più facile o una più difficile, quindi certo ci vorranno un po' di partite e arrivata insomma alla 10ª partita si delineeranno un pochettino quelli che sono i valori, però non è chiaro, ancora non è chiaro quali sono veramente le forze reali e la validità delle compagini. È un campionato veramente molto complicato da questo punto di vista, lo rende forse sicuramente più bello e più attraente di quelli degli anni passati. Assolutamente, noi continueremo a seguirlo sperando di divertirci. Intanto grazie, presidente, alla prossima. Buona serata.